Questi minuti per Terni, dove affronterà la squadra di Gallo in vista di questo primo turno dei playoff. Alfonso, abbiamo visto insomma arrivare per ultimi Di Paolo, Antonio e Tondi, quindi supponiamo che quei piccoli problemi contrattuali siano stati risolti. Sì, si suppone così. Intanto buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Si scaldano i motori di Sabino, è proprio il caso di dirlo perché il pullman alle nostre spalle romba e non vede l'ora di arrivare a destinazione, magari portare una bella vittoria in casa bianco-verde. Sì, Sabino, situazione contrattuale si suppone risolta. Il nostro Alessio Bonazzi regina intanto va a inquadrare il pullman dell'Avellino. Sabino, la missione playoff è partita, sono arrivati insieme i calciatori, il gruppo sembra compatto. Sì, gruppo compatto, molti sorrisi, missione playoff è difficile perché l'Avellino per la prima volta nella sua storia non parte come favorita, però Capuano ci ha insegnato che le grandi imprese possono esserci, le abbiamo viste in campionato e ci auguriamo insomma che possa esserci un'altra sorpresa da parte del mister che nell'ultimo periodo ci aveva regalato grandi risultati. Io sono convinto anzi che se l'Avellino avesse proseguito la stagione, guadagnavamo qualche altra posizione. Si sono chiuse intanto Sabino le Sì, porte del pullman, pullman in anche partenza. la Digos che scorta appunto il pullman, eccolo qui che passa davanti alla nostra postazione, In Cristian prima fila Vecchia. il team manager Cristian Vecchia. Anche qualche tifoso che arriva e saluta la squadra alle nostre spalle, la squadra sta Cristian partendo. Vecchia, che è uno dei vincenti di questo gruppo, considerando che di playoff ne ha vinto qualcuno. Intanto prego anche Alessio di inquadrare i tifosi che stanno caricando la squadra. Un attimo che va via il pullman, quindi Sabino, tutti i presupposti, tifosi, squadra, la piazza ci crede. Sì, ci crede, giusto, giusto provarci. Chiaro che la Ternana è più forte, chiaro che la Ternana insieme a Bari e Regina era la squadra che era maggiormente attrezzata, però l'abbiamo battuta già 2 volte in campionato. In Coppa c'è un gol di Lianes che grida vendetta. Vendetta. Il Libero Liberati è uno stadio che porta fortuna ai biancoverdi, visto che su 16 precedenti l'Avellino ha vinto ben 5 volte, ha ottenuto 5 pareggi. È chiaro che la Ternana c'è il vantaggio del doppio risultato, però nulla è scritto, si giocherà a porte chiuse, senza tifosi, si parte 0-0, Si parte poi dopo 3 mesi di lockdown. dopo 3 mesi lockdown, i problemi della Liga saranno i problemi delle altre squadre, è chiaro che l'infortunio di Dini si va aggiungere già a quelli importanti di Silvestre e Charpentier, però Tonti, già in precedenza, ha dimostrato di potersela giocare. A Teramo è stato grande protagonista al di là del risultato finale. L'auspicio è che insomma, il portiere ex Teramo, che è uno di quelli che tra l'altro il campionato di Serie C l'ha vinto insieme a Di Paolo Antonio proprio in Abruzzo, possa dare una mano domani sera ai Lupi in vista di questa gara, ti ripeto, difficile, Difficile. ma questa Avellino ha dimostrato più di una volta che niente è impossibile. Mi aspettavo Sabino però qualche tifoso in più davanti alla Porta Carraia, mi aspettavo un maggiore entusiasmo da parte dello zoccolo duro dei tifosi biancoverdi, entusiasmo che forse i tifosi portano nel cuore perché numericamente, materialmente qui non c'è stato nessuno. Materialmente non ci sarà nessuno nemmeno domani sera, nemmeno negli altri stadi. È un playoff un po' surreale. È chiaro che qualora dovesse arrivare un risultato positivo, come ci auguriamo domani sera a Terni, beh, credo che la carica dei tifosi non mancherà. Sicuramente siamo tanti in diretta, sto seguendo un po' sulla pagina Facebook. Marco Evangelista, ciao ragazzi, forza Avellino. Dunque, il tifosissimo Marco Evangelista augura ai Lupi un successo, saluta la redazione di Tra Sport l'altro, Channel. Alfonso, la Ternana non veniva da un buon momento prima della sosta. 3 pareggi e una Sconfitta sconfitta, poi in Coppa. un'altra sconfitta in Coppa. In casa non è che ha fatto benissimo, 25 gol fatti, se non sbaglio, scusami, 25 punti fatti, addirittura 16-17 gol subiti. Insomma, ha subito parecchie sconfitte, molti pareggi. Il Libero Liberati non è un campo amico per la squadra di Gallo. Capuano può centrare l'impresa. Il clima torrido che ha accompagnato, che accompagna l'Avellino a Terni, speriamo lo ritrovi anche in campo l'Avellino, il carattere caldo e focoso di Capuano, potrebbe essere Sabino l'arma in più dell'Avellino. Noi ce l'auguriamo, lo è stata in tante altre partite, come ci auguriamo insomma, che i piccoli problemi contrattuali che c'erano siano stati del tutto risolti, però sono saliti tutti sul pullman, la squadra è pronta,
Di Paolo Antoni è arrivato col sorriso, quindi supponiamo che anche queste vicende siano state risolte e che l'Avellino insomma possa disputare una buona gara domani e appunto, come ha detto il sindaco Gianluca Festa, provare a regalare un sogno alla piazza. Mentre ancora Marco Evangelista invita a tifare la cittadinanza solo l'Avellino, non pensare al Benevento che è approdato in massima serie, mentre rombo di tuono l'Harley del detto stampa Giuseppe Materazzi è andato via, ha lasciato il campo Sabino, però Capuano in conferenza stampa pre-gara ha detto non me ne occupo io della situazione dei contratti, spero prevalga il buonsenso. Sì, appunto Alfonso, però ti ripeto, se i giocatori sono saliti sul pullman, oggi era l'ultimo giorno utile, Tonti sembrava sereno, ci ha salutato, era sorridente, di Paolo Antoni la stessa cosa, supponiamo che a questo punto sia stato risolto tutto, anche perché ti ripeto, giocare una grande gara domani, vincere, dimostrare di valere la riconferma con la maglia dell'Avellino è anche importante per i giocatori, non è detto insomma che il contratto per il prossimo anno vada firmato subito. Vincere domani poi sarebbe anche dare uno schiaffo alle critiche, uno schiaffo alle contestazioni appunto che si sono dette, sono fatte in questi ultimi tempi. Vincere vuol dire dare un segnale di appartenenza alla squadra. Sì, vincere vuol dire dare un segnale forte, un segnale di appartenenza, cosa che insomma è accaduta anche prima del lockdown, perché la partita, appunto, l'ultima gara in campionato è stata proprio con la Ternana. Una prestazione a dir poco magistrale da parte dei ragazzi di Capuano che hanno dimostrato per l'ennesima volta di potersela giocare con chiunque. Capuano ha dimostrato di saper friggere il pesce con l'acqua, speriamo che ci riesca anche domani sera e possa continuare a regalare un piccolo sogno ai tifosi. Sabino, Marco Evangelista scatenato ti chiede: avete novità contrattuali sui pezzi pregiati della squadra? Beh, Marco, di sicuro tutti i giocatori tesserati per l'Avellino, esclusi Parisi, Ferretti, che hanno un contratto pluriennale, rinnovano fino al 30 agosto. È chiaro che poi bisognerà strutturare i contratti per il prossimo anno. Peppino Parrella, forza Avellino, grande Avellino, dunque la tifoseria si sta compattando anche sui social, ci crede. Un saluto anche a Mariella Amati che saluta la redazione di Sport Channel, dunque telespettatori appunto che vogliono il bene dell'Avellino, che sono pronti alla battaglia del Liberati. Sabino, Avellino però che se dovesse andare avanti poi ha ancora 5 trasferte. Sì, ancora 5 trasferte, però Alfonso ti ripeto, si gioca a porte chiuse, si gioca senza tifosi, il fattore campo secondo me viene del tutto annullato e ti ripeto, come l'Avellino è stata ferma 3 mesi, sono state ferme anche le altre squadre. Chiaro che secondo me la condizione atletica di tutte le squadre sarà più o meno omogenea, però c'è chi ci arriva con un maggior numero di calciatori, con più frecce nell'arco, e chi come l'Avellino che ci arriva con pochi calciatori. Però ti ripeto, Capuano già ha dimostrato di riuscire con 13-14 elementi ad ottenere vittorie importanti, abbiamo battuto in campionato la Ternana, abbiamo battuto in campionato il Monopoli, la Viterbese, squadre maggiormente quotate, e credo che possa provare a centrare l'impresa anche domani sera. Tiene banco sui social la questione contratti, Sabino Losco in campo, solo veri lupi, no ai mercenari, con il segno dell'euro. Sabino, sei d'accordo su questa appunto dichiarazione del nostro telespettatore? Alfonso, i giocatori sono dei professionisti, questo è il loro lavoro, è chiaro che insieme ai loro agenti cercano di avere il contratto più favorevole. Sul contraltare c'è il fatto che comunque la società è arrivata da qualche mese ed è giusto che faccia le proprie scelte per il prossimo anno. Io penso che chi vuole veramente restare ad Avellino proverà a guadagnarsi la conferma sul campo in questi playoff. È chiaro che ci sono dei giocatori come Di Paolo Antonio che per me, per quello che ha dato all'Avellino in quest'anno e mezzo, meriterebbe un contratto pluriennale ad occhi chiusi. È chiaro che ci sono altri giocatori che il contratto se lo devono sudare sul campo. In casa Ternana torniamo un po' sul calcio giocato, mancherà Palumbo, mancherà l'ex Swagger, il 4-3-1-2 di Gallo spaventa sulla carta l'Avellino perché le frecce che ha davanti il tecnico ex Spezia sono frecce da Sabino di primo livello. Sì, Ferrante vantaggiato, lo stesso Marilungo. Sanzano, Marilungo,
a centrocampo, in difesa comunque giocatori importanti come Diakité, come Celli, Mammarella sull'esterno che con 6 gol e 7 assist è uno dei migliori giocatori della squadra per rendimento. Ti ripeto Alfonso, è un avversario duro, una gara molto difficile, perché la Ternana secondo me, a mio avviso sulla carta insieme al Bari, era la squadra più forte. Sono è quella che ha speso di più con Bari e Regina. Viene già da un'annata fallimentare che è quella dello scorso anno, avrà voglia di riscatto, già perso un obiettivo quest'anno, già perso l'obiettivo della Coppa, però può darsi che l'Avellino riesca a fare l'ennesimo colpo di coda esterno di questa stagione, e semmai domenica siamo di nuovo in campo per un'altra battaglia e proviamo insomma ad andare avanti in questi playoff. Se lo augura un popolo. Ancora Marco Evangelista, che è davvero in tasa la nostra bacheca. Domani segna un ex Alfa Gemme, Sabino. Segna Alfa Gemme, segna Albadoro, può segnare Tonti, chiunque segna, l'importante insomma che la linea porta a casa un risultato utile. Sono tante le persone che appunto ci seguono in diretta sui social, si augurano il bene dell'Avellino. La Ternana però arriva con il dente avvelenato. Però Sabino, al club South Boys di Mercogliano, un tifoso, Pasquale, se non erro, disse alle nostre telecamere: non c'è due senza tre, vittoria in casa, vittoria targata Charpentier a Terni. Ci può stare il tris? Sì, può esserci il tris, anche perché la Ternana in casa quest'anno ha fatto molto male. L'Avellino ha le carte in regola per provarci, è giusto giocarsi questa chance. Chiaro che rispetto a tante altre formazioni che in classifica sono arrivate meglio, che per coefficiente stanno messe meglio, ha qualche chance in meno, però non sempre vince la squadra più forte. I valori si sono azzerati, andiamo lì a giocarcela con la speranza insomma di proseguire questo sogno, come già dicevo prima. Io invece volevo chiedere ai nostri telespettatori di commentare con l'uomo partita: chi vi aspettate che al Liberati sarà il migliore in campo? Un Parisi, non so, un Di Palantonio, un Albadoro che era in forma. Cedo agli amici da casa, Sabino, di interagire con noi e commentare chi secondo loro potrebbe essere il migliore in campo oppure l'uomo della partita. Il tuo uomo partita? Il mio uomo partita al momento è Albadoro. Puntiamo su Albadoro, che tra l'altro ex stava vivendo un momento magico, infatti è un peccato che il campionato si sia fermato in quella fase. Detto fatto, Umberto Pecariello, ragazzi, 3-1 per l'Avellino, Mikoski, Parisi e Albadoro. Noi ci accontentiamo anche di un 1-0, però va benissimo così, mettiamo il risultato in ghiaccio semmai nel primo tempo. E subito Umberto ha secondato il mio bomber Albadoro insieme alla Fageme, sono due degli attaccanti ex sponda Avellino della Ternana. Ancora Marco Evangelista, vorrei affrontare il Bari così a De Laurentiis, lo facciamo rimanere ancora più male un'altra volta contro l'Avellino. Alfonso, adesso pensiamo alla Ternana, passiamo il turno con la speranza insomma di andare avanti, poi c'è il Potenza, poi vediamo cosa accade. Qualsiasi avversario in questo momento va bene per l'Avellino, anche perché sono dei playoff che al di là di qualche squadra possono dare molti stimoli, perché andando avanti nel proprio percorso l'Avellino può trovare squadre blasonate. Intanto, prima di interrompere, di terminare questa diretta dalla Porta Carraia dello Stadio Partenio, invito ai nostri telespettatori a seguire pre ed extra time domani sera con la nostra Maria Stanco, perché ci saranno tanti temi ad essere affrontati. Il post gara commenteremo insieme il risultato dell'Avellino a Terni. Intanto uomo partita per Mariella Madi e Parisi, uomo partita per Marco Evangelista e ancora Parisi, Sabino, quindi è una parisimania. Vabbè, il Pino Doc, con la speranza che sia il capitano del futuro, ha fatto bene quest'anno, ha sempre sudato la maglia come ha fatto lo scorso anno molto molto bene, voluto l'anno scorso fortemente da Carlo Musa grazie all'aiuto di Simone Puleo, è un il Pino Doc, insieme a Garofalo ed Evangelista sente questa partita in modo particolare, magari una sua sortita sulla fascia ci regala il gol vittoria. Magari poi sirene importanti continueranno appunto a capeggiare nella sua mente, del suo procuratore Gianluca Luongo. Ragazzi, con un grande presidente, una grande società ed oltre ad un grande allenatore dobbiamo essere positivi, ce la facciamo ad andare in Serie B, e quindi domani in gol Pozzebon e Albadoro. Alfonso, io dico che comunque vada sarà un successo, perché comunque per come era partita la stagione, tre cambi societari, tanti problemi, infortunati,
Capuano che ha corretto in corsa la squadra, quindi vinciamo, perdiamo, passiamo il turno, ci fermiamo, comunque vada, è stato un grande successo per questo Avellino. Però, hai letto nel pensiero di Umberto Peccarillo, comunque vada sempre Forza Avellino, quindi Sabino anche chiaro veggente, bando alle ciance. Pepino Parrella invece Parisi, Salvatore Di Paolo, Antonio Iumini, clou della partita. Una domanda un po' piccante invece di Antonio Forgione: perché hanno firmato solo stamattina alcuni calciatori come Tonti e Di Paolo Antonio? Alfonso, è chiaro che quando ti siedi al tavolo delle trattative la società fa la sua proposta, il procuratore e il calciatore fanno la controproposta, a volte non si riesce a trovare subito l'intesa, sarebbe stato un vero peccato se Tonti non avesse trovato l'intesa e l'Avellino, che è già privo di Dini, sarebbe stato privo di due portieri. Anche perché Abib è passato poi nel calciomercato, ha lasciato Avellino. Sì, Abib è lasciato Avellino per la Cavese, abbiamo il giovanissimo Pellecchia che è molto promettente, però andare a giocare un playoff con un giovanissimo e lanciarlo nella mischia non sarebbe stato, secondo me, il massimo. Marco Evangelista, e chi se la perde? Extra time, fedelissimo, forza due l'Evangelista, vero Irpino. Sì, gli Irpini hanno dimostrato di tenerci a questa maglia, vale per Parisi, vale per Evangelista, vale per Garofalo, te l'ho detto già prima, e speriamo che gli Irpini trascinino i compagni all'ennesima vittoria. Intanto Sabino, un leggero venticello sembra arieggiare su di noi, sulla porta Carraia. Siamo quasi in dirittura d'arrivo della nostra diretta, abbiamo raccontato live il passaggio dei calciatori, abbiamo ripreso il pullman che è andato via a Terni, la missione playoff è ufficialmente partita. Sì, missione playoff partita, con l'augurio che domani sera ci sia una grande festa qui alla porta Carraia. Dunque la missione playoff, abbiamo inquadrato il pullman, l'arrivo dei calciatori, il gruppo ci è sembrato sorridente, abbracci anche con il team manager, ufficialmente partita. Sì, ti ripeto, è partita la missione playoff, speriamo che sia una missione vincente e che insomma la Avellino domenica possa sfidare il Potenza e vendicare la sconfitta del Partenio. Dovesse andare in B l'Avellino con 6 vittorie di fila in trasferta, sarebbe scrivere una pagina di storia indimenticabile. Sì Alfonso, perché è un playoff difficilissimo, è un playoff inedito per formula e per come insomma le squadre ci sono arrivate, sarebbe una bella favola, ce l'auguriamo perché siamo prima di tutto tifosi dell'Avellino, qualora dovesse accadere è andata bene così, è stata una stagione importante e guardiamo alla prossima. Guarda, voglio chiudere questa diretta con una chicca, Sabino, tu lo sai bene, playoff che i Lupi del Cosenza hanno vinto con una posizione appunto non ottimale, parliamoci chiaro. Era una formula diversa, però arrivare quinti in classifica, un giro difficilissimo, e vincere i playoff con una squadra costruita con un pacchetto di sigarette, come direbbe il buon Enzo De Vito, insomma è stata un'impresa epica quella del Cosenza dell'ex biancoverde Stefano Trinchera. I Lupi dell'Asile, i Lupi del Partenio dunque potrebbero essere accomunati da una storia davvero incredibile. Noi ci auguriamo che mister Capuano abbia caricato al massimo la squadra e ci regali l'ennesima perla di questa grande stagione. E con se stava Charpentier erano dolori per tutti di Marco Evangelista, è tutto da questa diretta live dalla Porta Carraia dello Stadio Partenio. Saluto i nostri telespettatori che ci hanno seguito e sono stati, Sabino, tantissimi. Sì, speriamo che ci seguano in tanti anche domani e che si possa commentare tutti insieme un grande successo. Se l'Avellino va in B, vado nudo a Montevecino, è sempre Marco Evangelista, dunque mantieni la promessa perché è tutto registrato. Noi veniamo con la telecamera, Marco, Tutto registrato dunque, un saluto a tutti i nostri telespettatori da Alfonso Marrazzo e Sabino Giannattasi e ci vediamo domani sera.